Quaglio! Ci risiamo di nuovo dentro il macchinone. Eh sì, cuore, ho fatto tardi. Allora, la verità, ti dico la pura verità. Volevo passare da te stamattina, però non ci sono riuscito, cuore. Ho fatto troppo tardi là. Infatti, mo sono rientrato, è 25. Se passavo da te non riuscivo poi ad andare a prendere Giuseppe. Però io volevo farti questa sorpresa. Vabbè, te l'ho detto lo stesso. Tu sai che io non mi so tenere niente. Vabbè? Beh, pazienza. No, vabbè, sono andato a prendere questo furgone. Cioè, in giro c'è qualcosa che costa meno, però sono porcherie. Cioè, alla fine. Cioè, che cosa, che cazzo di mezzo gli dai alla persona? Se dovessi guardare il guadagno, certo, non ho guadagnato niente, diciamo un caffè. Rispetto magari a potevo comprare qualcosa in giro che sicuramente costava meno, però alla fine gli avrei dato un prodotto che non è assolutamente il prodotto che io vendo, perché in giro ci sono tante di quelle porcherie. Vabbè, dai, non fa niente, non fa niente, non è quello l'importante. Purtroppo, cuore, io sono nato così, sono nato troppo corretto e troppo onesto. Questa io sono fatto proprio così, cioè non sarei capace di approfittare manco di un bullone. E c'è come a fai, cuore, quando nascerò di nuovo, nascerò diverso. Per il momento sono così, mi hanno fatto così, mi hanno dato questa educazione ed è giusto che sia così. Non fa niente. Si dice che l'onestà premia la lunga, anche se nel commercio l'onestà non premia, però alla fine ti fa campare, ma non ti fa assolutamente arricchire, non esiste. Per arricchirsi devi truffare, devi essere un truffatore. Tipo ad esempio oggi ho visto un altro furgone che era addirittura più nuovo di questo. Però quando l'ho provato ho detto questo te lo tieni tu e costava 2000 euro di meno, cioè quei soldi li avrei messi in tasca io, però non me la so sentito, ho detto no, lascia stare. Senti, allora niente, mo sto andando a prendere Giuseppe, oggi pomeriggio c'è la partita oggi, il pupetto, sta tutto gasato sta, perché ieri poi si è anticipato tutti i compiti. Sì, giocheranno contro una squadra altamurana oggi pomeriggio alle 4. Già mi ha rotto le balle, ha detto papà resta a vedermi. Vabbè, tanto questa un'oretta, ce l'avevo da fare, mo vediamo se è proprio un'oretta. Vediamo se lo accontentiamo. Senti, e poi nient'altro, è uscito un po' di tempo, si è riscaldata un po' la giornata, anche 14 gradi non sono malvagi, però perlomeno non fa freddo come questi giorni, anche se con 14 gradi non è caldissimo, però dai, meglio questo che niente, va bene? Senti, cuore, tu fammi sapere se hai mangiato, cosa hai mangiato. Insomma, se ci sono novità, va bene. Io sono qua che aspetto tue notizie come sempre. Va bene, cuore mio? Beh, ci aggiorniamo a dopo. Ci aggiorniamo a dopo, eh? Buon pranzo se non hai mangiato. E fatto, a proposito, ti hanno fatto i di massaggio alle gambe, qualcosa, non ti hanno fatto proprio nulla. Vabbè, fammi sapere, aggiornami su un po' di cose, va bene? Beh, un bacio, un cuore e un abbraccio. A dopo. Ciao bello, ciao.